Sono circa 500 i migranti arrivati a Catanzaro Lido. Questa mattina l'imbarcazione è stata intercettata dagli uomini della Guardia Costiera. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Insieme a Prefettura, Capitaneria di Porto, Protezione Civile, Comunale e Regionale, il Comune di Catanzaro ha seguito le operazioni di messa in sicurezza degli uomini e delle donne presenti sulla nave. L'amministrazione ha messo a disposizione i beni di prima necessità e i mezzi dell'AMC. Dopo le prime cure sanitarie, sono state effettuate le operazioni per il trasferimento dei migranti al Palazzetto dello Sport in località Corvo. Sul posto, il primo cittadino, Nicola Fiorita. Barco molto consistente, sono già stati caricati sugli autobus 160 persone, altri adesso arriveranno, quindi più o meno credo che saremo a occhio sulle 400-500 persone. Ci siamo attivati non appena siamo stati informati dalla Prefettura. Abbiamo messo a disposizione gli autobus per rendere la sosta qua, ci sono sei mezzi anche in ragione delle condizioni meteorologiche che andranno a peggiorare. I migranti che sbarcano sono portati al Palazzetto dello Sport del Corvo, al Palagallo, là verranno effettuate tutte le visite necessarie, nonché i tamponi, si procederà all'identificazione, speriamo anche in uno smistamento abbastanza rapido perché il numero è consistente. E abbiamo provveduto a fornire loro l'acqua e un pasto che verrà fornito dalla ditta che gestisce la mensa intorno alle 3. E ci sono tutti i volontari, i medici, la protezione civile regionale ha messo a disposizione 500 brandine che stanno arrivando da Gioia Tauro e adesso procediamo, continuiamo con tutte le operazioni.